Allora, ciao Nicolò, Ciao come ti Andrea. avevo messo, ti avrei fatto qualche domanda. Allora, per cominciare ti chiederei come hai conosciuto lo strumento, il percorso che hai fatto, un po' per conoscerti, un po' perché immagino che qualcuno possa avere un percorso simile al tuo, magari un percorso diverso, e da questo potrebbe trarne delle conclusioni e magari intraprendere anche qualcosa che hai conosciuto o che hai visto, oppure scoprire qualcosa che non sapevi esistesse. Ok, il didgeridoo è entrato nella mia vita più o meno nel 2013. Io ho sentito, perlomeno consapevolmente, il didgeridoo per la prima volta, credo nel 2012, in un locale in provincia di dove abito, in provincia di Siena, i Triad Vibration. Ok. Ho sentito loro per la prima volta in questo locale. A dire il vero, da principio sì, rimasi affascinato, ma non colsi bene. Non ci fu subito un impatto violento come poi è arrivato dopo. L'impatto vero e proprio è arrivato quando, più o meno un anno dopo, nel 2013, facevo l'operaio metalmeccanico in una fabbrica che produceva fresatrici, macchine bordatrici e rifilatrici. E un bel giorno una macchina a controllo numerico dentro l'officina, mentre lavorava, a un certo punto fece questo suono potentissimo che rimbombò in tutta l'officina. E fu lì che scattò qualcosa. Scattò probabilmente il ricordo, non so bene, però insomma dissi: ma io l'ho già risentito questo suono, l'ho già risentito, cioè proprio mi colpì nel petto, ecco. Al che andai a casa, mi misi a cercarlo. Quando lo vidi per la prima volta da Triad Vibration, neanche sapevo si chiamasse didgeridoo. C'era questo strumentone lungo che faceva questo suono strano e vibrante, ma non sapevo si chiamasse didgeridoo. Al che andai a casa, mi misi a cercare su Google con parole chiavi un po' così a caso, e appare questo didgeridoo, e così per istinto dissi: va bene, lo voglio avere. Io non ho escluso il flauto dolce alle medie, non avevo mai suonato strumenti, invidiando sempre chi suonava strumenti, perché ritenevo il fatto di suonare uno strumento qualcosa di molto, molto, molto particolare, un approccio, uno studio, un approccio particolare alla musica. E niente, quindi lo trovai. Feci quello che poi ho scoperto hanno fatto in molti: acquistare un legnaccio da eBay, il classico legno in teak dall'Indonesia. Fra l'altro, in molti hanno, diciamo, la sfortuna, anche se non credo troppo alla fortuna, alla sfortuna e al caso, però in molti hanno la sfortuna, diciamo, di acquistare un pessimo didgeridoo la prima volta, specie di quelli appunto in teak dall'Indonesia, e io invece ebbi una discreta fortuna ad acquistarne uno comunque decente, e arrivò a casa questo strumento e aveva un foro da una parte, quello dall'imboccatura, un foro dall'altra, che è quello della campana. Quindi c'era tutto. Arrivò questo strumento e dico: ma beh, non c'è niente dentro, cioè non c'è un'ancia, non c'è niente, Che ci che ci faccio? faccio? Da lì, come suonare un didgeridoo? Bene, ci fai una pernacchia e va bene, fai queste pernacchie, ne fai una, ne fai due, ne fai tre, ne fai alcune, e poi a un certo punto esce qualcosa. Esce qualcosa e wow, incredibile, ha prodotto un suono. Poi da lì scopri che c'è questa respirazione circolare, che ci puoi fare tante altre cose, e ho passato
un anno a probabilmente a infastidire il condominio con questi suoni un po' molesti, fino a che il timbro non veniva sempre più pulito. Da lì, nel primo mese già avevo afferrato la respirazione circolare, e poi da lì è iniziato un po' tutto il resto. Ok, quindi dopo 7 anni, anzi in realtà dopo 6, quindi hai partecipato al contest qui a Forlimpopoli? Dopo 6. E questo, quindi l'anno scorso, ti ha dato la possibilità di suonare al festival di Forlimpopoli? Sì. L'avresti mai pensato? No, mai. Anche perché il contest l'anno scorso non prevedeva questo premio. Il premio era un digeridoo dall'Australia, scavato dalle termiti, penso prodotto perlomeno in parte dagli aborigeni, perlomeno è stato rifinito e poi pitturato da loro. Il premio era questo digeridoo, e poi invece hai trovato questa sorpresa. Sì, qualche mese fa mi è stato chiesto se volessi aprire il DigiNotes 2020, e cavolo, sì. Come ti sei sentito sul palco? Mi si strozza ancora la voce. ho passato da quando mi è stato detto più o meno un paio di mesi fa, sono stati 2 mesi di batticuore, l'ultimo mese di tachicardia e l'ultima settimana di infarto e ieri proprio di morte interiore, perché mezz'ora prima del palco c'avevo il cuore che mi scoppiava dal petto. Sono dovuto andare di nascosto dietro un angolino a fare un po' di meditazione, a respirare, concentrarmi, ma anche in realtà godermi anche quella tensione, perché in realtà anche la tensione fa... Sono emozioni, vanno vissute, non dico necessariamente godute, ma vanno vissute, non vanno rinnegate, ecco, non vanno... Cioè, adesso ti interrompo solo un attimo, anche se l'intervista è tua, però mi viene anche da dire che, visto che nella musica si parla sempre di emozioni da passare agli altri, di emozioni che viviamo, non vedo per quale motivo debba essere strano il fatto che, perché ci teniamo allo strumento, perché ci teniamo agli spettatori, uno non possa sentirsi in questa situazione, che è, viene da dire, è anche bella, è anche sana, entro certi limiti che possono anche mantenerti un po' l'emozione. Se posso dire così, allora, il concerto di ieri è stato un bel concerto. Oggi hai aperto, ti ho chiesto di aprire l'open stage, e questa cosa dell'emozione si sente. Quando è finito l'open stage, è suonato un nuovo pezzo da solo, quando ormai tutto era terminato ed eri libero, ti si sentiva molto più sereno e molto più... Guarda, a tal proposito, per l'appunto, la particolarità del contest dell'anno scorso è stata proprio questa. L'anno scorso io ho partecipato, sono venuto qua a Forlimpopoli al DigiNotes da solo, senza amici se non quelli appunto da tutta Italia che ritrovi occasionalmente a questi eventi, e ero in un periodo un po' particolare della mia vita, e sì, ho detto ma dai Nicolò, dai, partecipa al contest senza tante seghe mentali, ho detto seghe mentali, va bene, va benissimo. Senza... Dai, mettiamo il beep. Un beep, senza tante preoccupazioni, ho detto partecipa per divertirti. Ecco, è questo il punto, cioè l'emozione va bene, ma non deve, è meglio che non prenda il sopravvento. Per l'appunto, ieri sera, quando nel pomeriggio ho fatto il sound check, ho quasi suonato meglio che ieri sera, mi fa piacere che in qualche misura sia stato bene o male apprezzato il concerto di ieri sera. In realtà io non sono minimamente soddisfatto, ma va bene uguale. Come tutti quelli che suonano il primo concerto o comunque all'inizio, si tiene, secondo me, talmente tanto
al voler essere la versione migliore di sé in quell'istante, che secondo me sei troppo severi. Quindi, se posso darti un consiglio, davvero, goditi il risultato che hai ottenuto, perché comunque il concerto è stato apprezzato. La gente ha seguito il tuo concerto con attenzione e credo che gli applausi, anche lunghi alla fine del concerto, siano anche un po' la dimostrazione del piacere del tuo concerto e anche in parte dell'incoraggiamento, perché sapevano che eri lì in seguito alla vittoria di un conte. Sì, e questo, di questo ne sono consapevole. Ti faccio un'ultima domanda. Quando scegli o decidessi mai di scegliere un nuovo strumento, o quando provi uno strumento, ci sono delle caratteristiche per te che sono fondamentali? Ok, allora io negli anni... il mio primo strumento era, quel mio primo strumento era un didgeridoo di circa 1,20 m in Mi, in nota fondamentale Mi. Così, sempre per diciamo istinto interiore, ho avuto una predisposizione verso note sempre più basse. In breve tempo sono andato a cercare strumenti dalle note basse, le basse frequenze. Ad oggi mi sto dedicando, sto studiando in maniera piuttosto approfondita i cosiddetti deep didgeridoo, che per chi ci guarda e chi magari non lo sa, sono quei didgeridoo la cui fondamentale non è stabilito, non è una cosa precisamente stabilita, ma che più o meno si potrebbe dire vanno dal sol basso in giù, forse anche dal fa basso in giù. Anche io ho preso uno strumento Wind Project, acquistato, vinto in effetti a un Wind Project contest, sì, di un contest che avevamo fatto su YouTube. Esatto. Fra l'altro vedi, io quando dico che non credo al caso e credo che il destino a volte abbia un po' dei suoi algoritmi precisi. Insomma, sei scarso, ma vinci sempre, dai, no, però, perché ti prendo sempre in giro. No. Sì, il Ferroni è un birbo. Ecco, io non dovevo vincere quel didgeridoo. Te mi hai fatto, non so se volontariamente o per caso, un premio, dandomi il modello Round, che mi ha permesso di modificarlo fino a raggiungere più o meno un vero e proprio deep. Ecco, ad oggi, per rispondere alla domanda, scusami, l'ho fatta un po' lunga, ad oggi, specializzandomi in questo strumento, sto cercando appunto, in realtà mi sto facendo costruire da un costruttore un deep didgeridoo in legno. Beh, puoi dire il nome, Emiliano Tenzi. Ok, sì, Emiliano Tenzi, un ragazzo italiano di Spoleto che da diversi anni vive in Argentina, che si è dedicato, è un musicista di didgeridoo e uno straordinario costruttore. Gli ho commissionato questa impresa, perché effettivamente è un'impresa, un didgeridoo in legno è qualcosa di molto complesso, anche perché il legno, una volta che è stato scavato, una volta che quel vuoto è stato creato, è difficile ricompensarlo. Mi sta costruendo questo strumento, è un progetto che va avanti da diverso tempo, più di un anno, e lo sto aspettando in gloria, perché insomma, ecco, penso che sarà un po' una coronazione di un sogno, ma anche, ecco, non si arriva mai, non si arriva mai, quindi arrivare, ottenere questo didgeridoo per me sarà di nuovo un ennesimo inizio, sarà ricominciare un'altra volta da capo, seppure già ne ho più di uno di didgeridoo, più o meno autocostruiti, delle sorte di prototipo di didgeridoo, con tubi in PVC, in alluminio, che scorrono, però ecco, in legno è un pezzo unico che non subisce altre variazioni, se non cambiare gli innesti per avere tre note disponibili, il Sol, il Mi e il Do, e quindi sarà un po' come ricominciare da capo un nuovo approccio, un nuovo studio del didgeridoo.
Va bene, grazie. Allora direi grazie che di domande sono state fatte, di risposte ce ne sono state in abbondanza. Sono convinto che alcune cose saranno molto apprezzate dai neofiti, alcune cose invece saranno più per persone che già suonano un po' lo strumento, perché quando si incomincia a parlare di note per i suonatori di didgeridoo c'è sempre qualche difficoltà. Però ti ringrazio della presenza. Grazie. Complimenti ancora per aver vinto, complimenti due volte. Il contest l'avevo messo sicuramente degli altri premi in palio, perché quando ho visto delle persone che più o meno erano su pari livello, come per il contest che abbiamo avuto oggi, quando hai persone più o meno pari livello, sceglierne una o un'altra è veramente difficile, perché sì. perdere di tanto perché vedi che uno è tanto meglio di te, va bene, lo accetti. Perdere di poco e magari non trovarlo giusto è veramente un peccato, e quando già la giuria non lo ritiene giusto, anche chi magari non arriva secondo è veramente un peccato. Quindi anche oggi abbiamo avuto difficoltà. Ne approfitto per concludere che a tal proposito, per l'appunto, quando arrivai secondo al Wind Project Contest, arrivai appunto secondo, il primo fu William Goldsmith, che oggettivamente aveva una manifesta superiorità, ecco, per me infatti fu oltre che più o meno giusto, ma fu anche un piacere essere stato battuto da una persona. Battuto no, perché non ero in competizione, non mi piace il concetto della competizione, però sì, ecco, però così è premiato, è un gioco. Ho apprezzato che sia stato premiato qualcuno che era... Ho apprezzato anche di me stesso aver saputo riconoscere una manifesta superiorità di un altro in termini non solo tecnici ma anche proprio musicali, artistici. Meritato, era giusto. Perfetto, grazie ancora. Grazie a te. Ci vediamo presto e magari di nuovo sul palco. Sì, ci beviamo un'altra birra dopo.